Benvenuti in questo nuovo video. Oggi chiacchieriamo un pochino assieme. E nello specifico penso che il video sarà tipo leggermente clickbait nel titolo, però in realtà per parlare dell'argomento, okay. Tipo che sarà: mi sono messo l'apparecchio, con photoshoppato l'apparecchio nei denti, incredibile. Però un pochino bit click, perché non mi sono messo l'apparecchio, ma l'ho avuto per 4 anni della mia vita, scuole medie, inizio superiori, non mi ricordo bene, tutto scuole medie di sicuro. E quindi volevo parlarne un pochino, perché è una cosa che si vive di solito male, quindi ne volevo parlare un po' per raccontare un po' quello che ho vissuto, okay. La mia esperienza, per dare qualche consiglio, eccetera, eccetera. Perché alla fine credo che più o meno una persona su 4 mette l'apparecchio all'incirca, e lo metti nel peggior periodo della tua vita, che è l'adolescenza. Ho avuto tantissimi amici con l'apparecchio, sì. Quindi è normale essere elementari, le medie, le superiori. Ho sempre conosciuto persone con l'apparecchio. Chi non le conosce alla fine? Esatto. Io però non l'ho mai messo. Fede non l'ho mai messo. No, anche io se lo vorrei mettere ora, perché ho questi denti leggermente storti. Perché in pratica i denti del giudizio, quando mi sono spuntati, mi hanno fatto diventare storti. Leggermente. Però Steph mi dice: non ne vale la pena perché è una rottura di scatole. Però a me non piacciono molto. No, allora, prima di tutto, se potete fatelo durante le elementari, secondo me è il momento migliore in assoluto, sia perché i denti si muovono più in fretta e quindi dovete tenere l'apparecchio meno tempo, sia perché è il momento in cui si pensa meno all'estetica. Dalle scuole medie in poi, l'estetica e l'aspetto delle persone è qualcosa molto centrale, sì, nei ragazzini, e quindi diventa molto peggiore. Quindi, prima di tutto questo, io ad esempio lo dovevo mettere, mi pare, però lì tipo a 9 anni. È molto la decisione del genitore, Steph. No, perché in quel caso sai che avevo deciso io? Quindi può capitare. Okay. Io avevo deciso che non mi sentivo di metterlo, parliamo di quarta, quinta elementare, ok? E avevo rimandato di qualche anno e l'ho messo in prima media. Perché poi a volte magari anche decisione, sì, del genitore. Io l'ho messo in prima media, quindi è stato io a decidere, ed è stata una scemenza. Sarebbe stato molto meglio metterlo alle elementari, perché non avrei fatto tutte le scuole medie, sarebbe stato anche più veloce, insomma. Ve lo consiglio. Quindi punto 1 sicuramente questo. Punto numero 2: quanto impatto ha l'apparecchio sulla bellezza? Ok, allora io ti dico solo che tutte le persone che ho conosciuto con l'apparecchio non sorridevano. Esatto. Ma tutte, cioè che ti facevano proprio il sorriso così, perché si vergognavano proprio anche solo a ridere, semplicemente di gusto, e si nascondevano sempre quando gli veniva da ridere. Io questa cosa l'ho sempre notata, sì. Ed è assolutamente così. Infatti io tipo 5-6 anni della mia vita, perché anche dopo che togli l'apparecchio ti rimane questa cosa, è vero, devi rimanere proprio sempre così, perché appunto sei abituato a volerlo nascondere. Secondo me, questo è il mio punto di vista, ma diciamo che con l'esperienza queste cose le impari, l'apparecchio toglie tanta sicurezza su se stessi e, sì, quindi sull'aspetto. È un elemento che viene utilizzato alcune volte per prendere in giro le altre persone, ma se non fosse l'apparecchio ci sarebbe sempre qualcos'altro: colore dei capelli, che magari puzzi, che sei vestito male, gli occhiali, il peso, qualunque cosa è un pretesto per prendere in giro in quell'età, è l'età dei diavoli. Poi piano piano gli esseri umani di solito si calmano, esatto, un po', a parte nei social, però nella vita reale ci si calma abbastanza, si cresce, si matura. Esatto, però è appunto un elemento di cui ci si vergogna tanto. E secondo me il fatto di volerlo nascondere, il fatto di voler tenere il broncio, di smettere di sorridere, di essere meno sicuri di se stessi, alla fine ha molto più impatto del mostrare l'apparecchio. Quindi col senno di poi penso che, esempio, quando ero ragazzino, se avessi vissuto l'apparecchio senza vergognarmene, ridendo spontaneamente, senza pensar lì a nasconderlo, eccetera eccetera, io credo che avrebbe avuto un impatto molto minore, diciamo, sul trauma estetico, rispetto che cercare di nasconderlo, che poi tanto non lo nascondi mai realmente, ma poi appunto sei sempre con questo broncio, sei sempre lì così, è tutto affranto, eccetera eccetera. E secondo me ha un impatto molto più negativo, perché alla fine della fiera la bellezza non è solo bei lineamenti, denti perfetti, sorrisi incredibili, eccetera eccetera, ma è proprio anche sicurezza in se stessi. Certo, e fa veramente tantissimo, anzi molte volte fa più quello che la vera e propria bellezza, anche perché poi la bellezza è molto soggettiva, ma la personalità di una persona può andare molto oltre la bellezza. Infatti ci sono un sacco di persone che vedi anche nel mondo dello spettacolo, sì, tra influencer, che obiettivamente dici: vabbè, non sono le più belle del mondo, ma sono talmente sicure, con un carattere molto forte, che alla fine risultano affascinanti lo stesso. Esatto. E infatti volevo approfittarne per parlare appunto un po' dell'apparecchio, della mia esperienza eccetera eccetera, un po' per parlare della bellezza in generale, perché è qualcosa che veramente a me perlomeno ha influenzato tantissimo, ma ho visto tanti miei amici in quel periodo essere tanto influenzati sull'aspetto estetico, sia ragazzi che ragazzi. Ma è normale, ci passiamo tutti, ci sono passata anch'io. Colpisce tutti quanti e può colpire veramente in modo molto duro, perché poi si formano diciamo degli ingranaggi psicologici che ti possono bloccare veramente per tanti anni, perché inizi a pensare di essere brutto, allora ti cerchi di isolare, ti allontani dalle persone, rimani indietro perché magari non fai le esperienze che fanno gli altri, e
quindi automaticamente ti senti ancora più isolato. È qualcosa che può impattare tanto durante l'adolescenza, e quindi secondo me è appunto importante capirlo un po'. Poi molto, ragazzi, fa crescere. Io credo che si sta molto meglio dopo i 20 anni rispetto che prima dei 20 anni. Sì, assolutamente. Si sta meglio con se stessi, si sta meglio con quello che si è, si sta meglio in generale. Io penso che credo che fino ai 40 anni invecchiare sia solo che positivo. Non lo so, non sì, sono arrivato me... a 40 anni, no, neanche non ho idea. Io, neanche io. Però ho questo presentimento. Però conosco persone magari anche fino ai 50, 60, capito? Quindi mi viene da dire questa percezione pure a me. Poi non lo so, quando arriveremo a 40 anni ve lo faremo diremo. Sapere. Però credo che fino a un certo punto invecchiare sia solo positivo. Sì. E ti porti a appunto avere esperienza, a capire, a conoscerti, a comprenderti, a star molto meglio. Comunque, quindi punto numero uno, apparecchio, cercate di viverlo più leggeri, più tranquilli. È meglio essere delle persone allegre e solari e sicure di sé piuttosto che cercare di nascondere l'apparecchio, che anche alla fine perché poi fiera... secondo me se sei tu che lo mostri e te ne freghi, sì, alla fine ti prendono anche meno in giro, perché ti prendono in giro quando ti vergogni di qualcosa, perché si percepisce l'insicurezza. Quindi certo non è semplice, poi ripeto, io l'apparecchio non l'ho avuto, quindi posso solo immaginare cosa prova una persona che ce l'ha. Però io ad esempio, che ero una bambina che era sempre incuriosita dai tratti particolari delle persone, quando vedevo le mie amiche con l'apparecchio io dicevo, cavolo, voglio averla anch'io. Ovviamente ero piccola, alle elementari non capivo cosa comportasse. Ma perché le elementari però... hanno un impatto diverso dalle medie. Però io ad esempio lo vedevo quasi come qualcosa di figo, perché ce l'avevano magari le mie amiche, quindi lo volevo anche io, però ingenuamente ovviamente pensando. Quindi dipende da chi trovi, perché c'è anche chi non lo reputa come una cosa negativa. Io non lo reputavo negativo, ad esempio, un apparecchio. Infatti, quindi questo sicuramente è punto uno. Per chi si chiede che tipo di apparecchio ho utilizzato, io avevo tutto quanto, nel senso che ne avevo uno notturno e uno 24 ore su 24, quello classico con le placchette. Sì. Everywhere, perché mi serviva per tenere i denti dritti mentre utilizzavo l'altro, che era una roba che incastravi sui molari. Ma io le cose okay, dei denti mi fanno vibrare. E che praticamente usciva qua, era una sorta di cosa che ti teneva così, che ma usciva anche esce... fuori con l'elastico. Sì, 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 hai sì, l'elastico dietro che agganci qui compagni con delle cose in ferro che poi si incastrano sui che molari. È terribile. Guarda, ti dico, cioè a me sembra che faccia molto male da vedere, per quello lo dico. Primi non giorni, terribile nel senso di brutto, primi giorni, ma poi male. Te lo gestisci. Se avessi avuto solo quello avrei preferito rispetto che avere quello che poi hai tutto il giorno. Alla okay, fine l'impatto okay, reale è avere quello tutto il giorno. Ma avevi i denti molto storti. Tantissimo, ero un coniglio. No, sì, che avevo carino, denti però. Coniglio. Ma molto, cioè, ma sono carini i denti coniglio. C'è un sacco in avanti. E quindi ho avuto tre anni e mezzo l'apparecchio o qualcosa del genere. Ed è stato incredibile come durante le medie ho iniziato a pensare, ah, quando mi tolgo l'apparecchio sono a posto, divento un bel ragazzo, ciao. Ok, davvero. Normale, normale. Poi non l'ho diventato. Poi non lo sono diventato e ci sono rimasto male. Però sto sorridendo, però davvero è così. Perché pensavi che il problema fosse solo l'apparecchio, sì. Ma non nel senso che era l'unica cosa che è brutta nel corpo, eccetera, certo, eccetera. Ma proprio che pensi, vabbè, poi a quel punto tutto a posto. E in realtà ti rimane da tenere la bocca chiusa, sì, da smettere di sorridere. Perché infatti, l'ho fatto per tanti anni. Pensa che io se vedo una persona anche adulta, dal modo in cui comunque fa le sue espressioni, è facile capisci da subito se ha indossato o meno l'apparecchio, ragazzi. Si capisce subito, sì, si capisce subito. Sì, 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 sì. Perché ti rimane proprio il modo di sorridere, di impostare comunque la bocca, molto semplicemente. Quindi si nota. Quindi adesso non voglio scoraggiare, però per no, mettergli certo, l'apparecchio è stato inutile tendenzialmente, perché mi era rimasta l'insicurezza. Il problema non era l'apparecchio in sé per sé, ma era l'insicurezza che avevo io. Quindi avevo dei denti super mega perfetti, ma l'insicurezza era rimasta. E quindi alla fine della fiera non era lì il problema era dentro di me, che dovevo poi piano piano sconfiggere. E questo secondo me è molto interessante. Altra cosettina che può interessare, porto ancora l'apparecchio notturno, sì. E questa è l'altra cosa su cui sono rimasto male. Ovvero vai lì, ah, togli l'apparecchio, finito, bla bla bla. No, devi tenere questo per tutta la vita. Io sì. Ah, questo lo dicono tutti quelli che l'hanno portato. Sì, perché non te lo dicono, esatto. Cioè tu lo scopri veramente quando ti tolgono tutto. Pugno, poi devo pugno. Dire, ora io dormo meglio con l'apparecchio che senza, è perché è l'apparecchio quello un po' da pugile, avete presente? Cioè quella roba che tieni sopra e sotto è utile perché ti viene da... cioè se stringi i denti non ti dà fastidio, è una roba no, strana beh, da spiegare. Ovviamente ha sensazioni, non lo comunque, so. Comunque non dà fastidio, quello sinceramente dopo che ti abitui è veramente... Vabbè, è solo notturno, quindi. È solo notturno, ma è veramente una scemenza, quello quindi ci può stare tranquillamente. Comunque, detto tutto il filone apparecchio, in generale sul discorso bellezza secondo me molto è questo.
Quindi magari se vi sentite insicuri, se pensate appunto di essere brutti, di non avere nessun tratto di bellezza, eccetera, eccetera, ci sarà un momento in cui la bellezza sarà centrale. Poi crescendo per fortuna non è più così e si ritorna ad avere tanto impatto sul carattere, sulle passioni, sugli interessi, sull'intelligenza, le competenze e così via. Quindi tranquilli che poi le cose cambiano drasticamente. Però comunque quello che vi posso consigliare è magari cercatevi uno stile di abbigliamento particolare, cercatevi un mood. Possibilmente che vi rappresenti, non cercate di diventare qualcosa che non che siete. Che poi tanto non funziona, perché se vestite i panni di qualcun altro non vi sentite a vostro agio, giusto così. Quindi ovviamente qualcosa che vi rappresenta, cosa ne so, vedi uno stile di vestiti fighissimi, vestiti così, perché no, se ti piace vestiti così. Esatto, e quindi può essere un modo... Ma anche un taglio di capelli particolare, se magari non si vuole pensare troppo all'abbigliamento. È un modo secondo me sia per riuscire a magari esprimere... Allora, dovrebbe esprimere il vostro carattere, ecco, questo è il concetto, cioè... Un abbigliamento particolare che esprime quello che siete, che quindi lo fa capire alle persone ancora prima di parlare con voi. E questo è utile sia per risultare più particolari e attirare l'attenzione delle persone, sia per avere più sicurezza in voi stessi. Perché se vi sentite voi fighi, allora poi avete più sicurezza e quindi la sicurezza diventa fascino. Se vi sentite voi fighi, gli altri vi percepiranno fighi. Perché è così, perché la sicurezza si percepisce delle persone. Sono cose che quando incontri una persona sicura, che si piace, lo noti subito. Quindi questo fa molto. Per il resto sarà un periodo che comunque in un modo o nell'altro credo che porti sempre con sé problemi, ma è un periodo in cui bisogna sbattere un sacco di volte la faccia per crescere. Quindi va bene così, sappiate che dopo c'è qualcos'altro, quindi almeno... Quindi anche se in questo momento non ci riuscite, vi sentite lo stesso giù, sappiate che comunque ragazzi ha una fine. Tutte le cose brutte comunque hanno una fine, non sono mai per sempre, le cose cambiano, crescendo cambierete anche voi, quindi non vi preoccupate, sono cose normali. Tanto ho per l'apparecchio, io ad esempio ce l'avevo per gli occhiali, mi prendevano in giro per quello, quindi... Bene o male riesco a comprendere, cioè siamo lì, capito? Le classiche cose, oh, gli occhiali che ce li hai così. Perché vabbè, anche mia mamma che me li comprava a tondi orribili, che davvero, io rivedendo la foto dico, ma come mi facevi uscire di casa? Però vabbè, alla fine chi se ne frega, oggi se mi devo mettere gli occhiali me li metto, se non li voglio usare non li uso, ma... Perché posso, tu li devi usare fissi. E beh, quindi potrei usare le lenti a contatto. Me ne frego molto di più. Quindi... That's it, bene o male, speriamo che sia risultato interessante, utile, eccetera, eccetera. È un periodo delicato, dovete sopportarlo, reggerlo e utilizzarlo per capire piano piano voi stessi. Sarà un periodo in cui vivete molto dentro di voi, che è una cosa che è strano pensarci, però quando cresci inizi ad essere molto più colpito da quello che accade attorno a te. Sì. E inizi a star molto meno con te stesso, molto meno a domandarti le cose, a pensare cosa faresti nel caso in cui, eccetera, eccetera. Lo capirete crescendo, è difficilissimo da spiegare, però è un periodo molto fondamentale per crescere. Va preso come un periodo in cui potete sbagliare qualsiasi cosa, in cui potete rimanere indietro, in cui potete essere peggiori di tutti gli altri in scuola, sport, eccetera, eccetera, perché poi la vera vita parte dopo e l'importante è trovare quello che si vuole fare, trovare se stessi, capirsi e piano piano andare avanti. E anche sbagliare ragazzi va benissimo. E anche non essere perfetti in quel momento va benissimo uguale. Viviamo in una società che comunque ti fa vivere l'errore come un qualcosa di esageratamente drammatico. Invece non è così ragazzi. Se guardate anche le persone di più grande successo del mondo, hanno sbagliato 100 volte prima di azzeccarne una. Quindi va benissimo, siate voi stessi e non vi mettete pressioni addosso più di quelle che già ti mette la società. Esatto. Noi ci fermiamo così per andare troppo lunghi, speriamo che vi abbia fatto piacere, raccontateci se volete nei commenti coniglietto, le vostre esperienze. Coniglietto, ti chiameremo da lì in poi, dente coniglietto, no, però sono carini, non ero per no, secondo me se mi vedere la foto sono carini. No, anche perché poi a un certo punto avevo i capelli lunghissimi, tipo avevo il caschetto abnorme, era veramente una roba... Terribile, penso di aver perso le foto, però non penso di aver perso. No, perché stavano su Facebook, ma ho cancellato l'account, quindi ormai sono ciao, sparite. Comunque, speriamo che vi sia piaciuto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!